Ciao a tutti da Mirko Casagrande, nell'Ovo Australia. Sono qui al volante, sto andando ad un appuntamento. Ci incontriamo oggi con Piero, un ragazzo italiano che sta studiando nella scuola superiore di Byron Bay. Le lezioni dovrebbero essere finite. Vediamo. Eccoci arrivati a scuola. Un bel edificio immerso nel verde, chissà da dove usciranno gli studenti. Intanto facciamo un giretto nella scuola. Scattata la campanella e tutti escono. Chissà dov'è Piero, se lo troviamo. Quanti bei studenti qui! Eccolo! Grande Piero, ciao! Come stai? Come è andata oggi a scuola? Meglio per vederti! Devo trovare gli amici miei? Andiamo! Bella, bella! Seguimi! Tutti qui Mirko Casagrande di I Love Australia con Piero. Ciao Piero, come stai? La pacchia! Abbiamo appena finito di pranzare, una bella pasta asciutta e siamo pronti per l'intervista. Allora, Piero, ti abbiamo conosciuto qui a Byron, stai studiando. Raccontaci un po' da dove arrivi e un po' di te. Allora, io ho 18 anni e sono nato a Fondi e vivo in una città vicino Roma chiamata Terracina. Che scuola frequenti? Allora, io frequento il liceo scientifico. Ho appena finito il quarto anno. Avrei fatto il quarto anno però qua in Australia, in pratica. Ok. E qui in Australia che classe ti sei ritrovato? A che anno? Sto al dodicesimo anno. Sto alla fine del dodicesimo anno. E per loro, gli australiani, questo è l'ultimo anno di scuola. Delle superiori? Sì. Ok. Dai, raccontaci un pochino, parliamo di come è nata l'idea di venire qui in Australia e di fare questa esperienza di studio. Allora, l'idea me l'ha suggerita mio padre. Era da anni e cercavamo di fare questa esperienza del viaggio all'estero e me l'ha suggerita quando stavo in terzo e abbiamo provato per tutto l'anno del terzo, non ha funzionato col Giappone nel terzo. E al quarto è uscita questa idea del o Inghilterra o Australia. L'Inghilterra non mi attraeva troppo anche perché troppi italiani, troppe opportunità di parlare italiano. Volevo tentare questo full immersion nell'inglese e quindi ho scelto Australia. L'Australia è grande, come sei arrivato a Byron tra le varie scelte, Sydney, Melbourne, Brisbane? Veramente di scelte non ce l'avevo troppe, o c'era Sydney o c'era Byron. La grande città non mi attraeva troppo, è troppo trafficata, troppa gente. Volevo provare un attimo questa esperienza a Byron. Piccolo villaggio, tranquillo, brava gente. Ok, quali sono state le prime fasi per mettere tutto assieme, per partire, venire qui e collegarsi con la scuola e la famiglia? Allora, prima cosa, mi hanno aiutato molto i miei genitori con queste prime fasi. E l'associazione che mi ha spedito qua. Mio padre mi ha seguito anche nei primi giorni che sono arrivato qua in Australia e sono entrato subito in questa famiglia, meravigliosa famiglia, che ringrazio dal profondo del cuore per avermi ospitato per questa esperienza di 8, quasi 9 mesi. E niente, ho passato il primo mese senza andare a scuola praticamente, i primi giorni senza entrare dentro la scuola e poi a metà ottobre ho avuto il mio primo giorno di scuola australiana. Com'è stato il primo impatto con la lingua inglese? Orribile, perché l'istruzione che mi hanno dato
che ho ricevuto dalla scuola italiana non è stata assolutamente sufficiente per riuscire a orientarsi o chiedere anche le minime informazioni in inglese. E sicuramente mi ha aiutato un sacco conoscere questo ragazzo italiano che stava facendo la mia stessa esperienza con la stessa associazione qui in Australia e mi ha aiutato veramente tanto a superare il primo periodo che è stato veramente critico. E lo saluto, bella Lollo, sei grande. Ciao Lollo, allora Cazzo, parliamo di scuola. Come funziona per quanto riguarda gli orari? A che ora inizi, a che ora finisci, che giorni vai? beh, Mirko, io inizio alle 9 di mattina. Alle 9 ci ritroviamo tutti in una stessa classe in cui si fa l'appello comune. E poi esco alle 3:30 di pomeriggio. E durante la scuola ci stanno prima una pausa di 20 minuti e poi una pausa di un'ora. Un'ora 40 minuti, sì, più E ho sentito che non vanno a scuola il sabato, è vero? o meno. Esattamente, niente scuola il sabato. Non si va a scuola il sabato e il mercoledì si esce a mezzogiorno e mezza. Alla Ok. faccia di tutti gli italiani che mi stanno a guardare. Come votazioni sono basate su numeri o lettere? Su numeri, però non sono come i nostri numeri, cioè non è che ti danno 2 se vai male, 10 se sei perfetto, no. E si va a marchi. Praticamente si parte, puoi prendere un massimo, per esempio in un compito, di 20 su 20. Poi c'è 15 su 20, 14 su 20, l'importante questo è il tipo di valutazione che danno. Ok, e per quanto riguarda le materie, ci sono delle materie simili all'Italia? E allora ci stanno inglese, matematica e che sono praticamente le stesse più avanzate. Cioè inglese facciamo una letteratura inglese, però ovviamente essendo la prima lingua qua è come studiare da noi italiano. È tutta letteratura e ragionamenti, è abbastanza complicata come materia. E di materie simili al mio scientifico ci sono chimica e solo chimica, credo, sì, più o meno, solo chimica. Materie nuove invece ci sono arte, che non è arte geometrica come la nostra, ma è arte da liceo artistico, e giapponese, basta. Ok, e come funziona con le divise, queste uniformi? Ogni scuola ha la sua divisa? Ogni scuola ha la sua divisa, sono obbligatorie per tutti gli anni, diciamo, ma sull'ultimo anno sono più aperti del tipo non ti puoi mettere l'uniforme, va bene, se te la vuoi mettere, ok, ancora meglio. Però se non ti metti l'uniforme, che tu sia nel primo anno o nell'ultimo, e ti becco per 3 volte senza uniforme, sei escluso da gite scolastiche o altre esperienze simili. E come carico di compiti per casa, quanti ne Compiti per casa è praticamente niente, perché hanno un metodo che è molto buono secondo me, ovvero è uno studio autonomo. Tu sai che hai degli esami, ti danno subito un'agenda con tutti gli esami già pronti, mo' di università, e quando sei vicino all'esame è tuo compito iniziare a studiare gli argomenti che ti daranno in classe durante le lezioni. Ma non è che il giorno dopo ti devi sapere già tutto a memoria perché ci sarà un'interrogazione a sorpresa o cose del genere. Mi dicevi prima qualcosa riguardo al prendersi dei momenti durante l'orario scolastico per studiare e prepararsi per altre materie. Ci puoi dire di più? E certo, allora, in pratica se sai che è un esame che sta per arrivare e sai che la materia che stai studiando al momento, il periodo in cui stai a scuola, in quell'ora, per esempio stai facendo chimica e hai un esame in inglese tra 3 giorni, tu puoi chiedere al professore di andare in libreria e in biblioteca e di metterti a studiare inglese. Lui non si arrabbierà, anzi sarà contento ti ci manderà volentieri. A me se chiedo una cosa del genere in Italia mi manda un barone da un altro posto.
Piero, allora parliamo un pochino del livello di istruzione scolastica. Quali sono le più grandi differenze che hai riscontrato tra Italia e Australia? Allora, sinceramente, qui sono molto meglio organizzati. I professori non si comportano come quelli italiani che entrano in classe con il programma già pronto in mano e loro devono solamente ripetere a pappardella senza assicurarsi se l'alunno ha compreso. E la maggior parte dei molti, no, la maggior parte, molti professori italiani fanno questo solamente per guadagnare i soldi e tornarsene a casa. Qui invece c'è il professore che ti sta dietro, c'è il professore che ti aiuta quando tu non capisci qualcosa, cercate insieme il metodo di studio migliore per te. E sinceramente è un paradiso per quanto riguarda l'istruzione. Inoltre è un programma più semplice, più generale, cioè ti apre più prospettive su più possibili lavori che potresti fare dopo finita la scuola oppure università in cui vorresti andare. Ok, per quanto riguarda l'aspetto sociale, fare amicizie, come ti sei trovato con i ragazzi della tua età australiani? Una schifezza, primo tempo veramente una schifezza. Sono stato il terzo italiano ad arrivare in questa scuola, quindi non era una novità, non ero niente di particolare, nessuno mi si inculava di pezza e poi ho trovato questa combriccola di ragazzi e mi ci sono unito, sono di loro pure, siamo usciti, sono tutti simpatici, allegri, ho riscontrato tanti interessi in comune con loro. Anzi, mo li vorrei pure salutare. Saluto Riva, Sam, Beth, tutti, grandissimi, mi avete aiutato veramente tanto. E i ragazzi australiani, sono molto sportivi o sono più da videogame? Metà e metà, cioè hanno, per quanto riguarda i videogame, hanno una fissazione con Minecraft pazzesca. C'è gente anche della mia età che continua a giocare a Minecraft per costruirsi la città più grande. Perché spesso si pensa all'Australia Ma come soprattutto lo surf. sport, sì. Perché sono molto sportivi, molto atletici, amano soprattutto qui a Byron vivere a contatto con la natura. E non è raro vedere persone anche all'alba prendere la tavola e scendere giù sull'oceano per prendere le prime onde. Ancora prima di andare a scuola. Ok. Ancora prima di andare a scuola. Uno di quelli, eccomi qua, sono io. Ho visto che alcuni ragazzi della tua età, dopo scuola, si trovano un lavoretto, cercano magari nella ristorazione, fanno i camerieri. Tu hai provato a vedere queste cose? Io ho provato e ho fallito per i primi 3 mesi, anche perché Byron durante il periodo estivo è piena zeppa di turisti, però i lavori sono già tutti pieni e diciamo che funziona anche metà per come l'Italia, cioè se conosci qualcuno è più facile entrare. E quindi però il lavoro mi è venuto a cercare lui stavolta. E mentre tornava a casa una famiglia mi ha chiesto di dargli ripetizioni di italiano. Visto il livello di inglese che già possedevo, ho accettato. E è stata una bella esperienza, cioè, questa dell'istruzione. Mi è piaciuto e che palle sta sega elettrica. Non ci credo, dai. Taglia sto l'ultima parte. Piero, sei qui praticamente da quasi 9 mesi. Hai fatto tante esperienze. Come metteresti assieme i pro e i contro di questa esperienza? Cosa ha significato per te? Allora, sinceramente, cercando e ricercando la memoria, io i contro non li trovo. È troppo un'esperienza magnifica per avere dei contro. Certo, potrei anche dire che sono stato distante dalla mia famiglia e dai miei amici come contro. Però qua mi sono fatto altri amici. Ho un'altra famiglia. Famiglia. Non vorrei che i miei genitori per questa frase mi buttassero fuori di casa, però sono stati magnifici qua, mi hanno trattato veramente come un figlio loro. E come altro però ho imparato la lingua, l'inglese, l'unica lingua che ti può far viaggiare per tutto il mondo. E ho imparato a surfare, a giocare a tennis. E riduco il numero di sigarette che fumo da quando sto qua. E che altro?
Ho imparato cosa vuol dire avere delle responsabilità. Vivere in una situazione in cui devi. Sei tu che devi anche procurarti da mangiare, devi pulire, devi mettere a posto, devi fare la lavatrice, lavare i piatti, cucinare per una famiglia. È stata un'esperienza di vita, più che altro. E non la cambierei per niente al mondo. E se volessi consigliare a qualche ragazzo che sta finendo le superiori o che vuole fare un'esperienza simile alla tua, venendo a studiare in un altro paese, quali consigli daresti? Un'esperienza come la mia, sinceramente partire senza stereotipi nel cervelletto, perché è la cosa peggiore al mondo. Partire pensando per esempio che gli australiani sono tutti, surfano tutti, sono tutti alti e biondi. E non è la razza ariana questa, sono australiani. Sono sicuramente pacifici. Il termine tecnico credo sia scialli. Non si ammazzano di lavoro e non. Niente del genere. E questo già l'avevo pensato. Si vestono leggeri, vanno in giro a piedi scalzi anche dentro le banche. Quindi una cultura completamente È diversa. una cultura diversa, non devi partire pensando, oddio, questa cultura è diversa dalla mia, non l'accetterò mai. Sbagliato. Devi avere una bella apertura mentale. E saper incassare il colpo di quando arrivi, perché quando arrivi è tutto un altro mondo. Una volta incassato quello, è tutto in discesa. Grande Piero, grazie per tutte queste informazioni che hai condiviso con noi oggi. Ormai il tempo vola, sono passati quasi 9 mesi. Per te è quasi arrivato il momento di salire su un altro aereo e tornare a casa. Purtroppo sì. Arrivedere ai tuoi amici e alla tua famiglia. C'è qualcuno che vuoi salutare e ringraziare nel frattempo? Sicuramente ringrazio e saluto tutta la mia famiglia, mio padre, mia madre e tutti i parenti che mi hanno sostenuto e i miei carissimi amici Silvio, Samuele, Emilio, Mirko, e Lucrezia, Martina, Elenia, Adriana, Erika, Benedetta e Riccardo. E non vi preoccupate, tra qualche giorno sto là. Probabilmente vedrete prima me del video. E Piero ha una passione particolare nel disegno e negli schizzi a mano, è veramente bravo. Oh, grazie. Dove possiamo visionare alcune delle tue opere d'arte? Allora, sulla pagina Facebook Baka Manga Art Society e sul canale YouTube, appena aperto, quindi non ci sta giusto un primo video, Mr. Smoker Bomb. Quindi ti possiamo continuare a seguire dai tuoi canali e Esatto, ma vedere. tanto questi canali staranno nella descrizione sotto del video. Perfetto. Grazie Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori e ci vediamo dall'altra parte. Grazie a te Mirko, bella raga!